Allora, vi volevo fare un test sul latino, ma sono Clemente e non ve lo faccio fare perché il tempo stringe. Grazie. Passiamo al pallone, perché so che, già so che è meglio il pallone, anche se è un pallone ironico, non vi preoccupate. Allora, partiamo dal presupposto. James McAvoy, che è l'attore, insomma, che ha interpretato Sì. Glass, Split, eccetera, ha detto: sono pronto, ha detto recentemente, sono pronto a fare una biopic su Totti. Allora, noi del Corriere dello Sport ci siamo un po' sentiti chiamati in Scusa, causa. chi l'ha detta sta cosa? James McAvoy. Ma come si permette, scusa? Aspetta, aspetta, calma, calma, non ti arrabbiare, non ti arrabbiare, soprattutto non ti arrabbiare con me. Allora, mi è venuto un sussulto d'orgoglio, ho detto: come, siamo il Corriere dello Sport, Totti è un'icona nazionale, romana, mo, gli americani si prendono pure i Totti. E allora abbiamo pensato, ci siamo detti, facciamo un bel film, sentite qua, proposta, però soprattutto al regista, ma anche a voi, facciamolo, proponiamo anche noi, un bel film sul calcio italiano. Vi vado a presentare il cast, ok? Allora, alla regia Matteo Rovere, ovviamente. Poi, allora, De Rossi abbiamo pensato ad Alessandro Borghi, c'è una certa somiglianza, se Vagamente, siamo vogliamo. vagamente, sì. Invece, per l'apice abbiamo pensato a Mauro Ma è Icardi. perfetto, Ma attenzione, perché Matteo Rovere diventa anche protagonista, non solo aspetta, già lo regista. so, già lo so, già lo so, già Ed eccolo lo qui, nel ruolo di villain, ne farebbe un villain. Lo so. farei Io sono Higuaín. cattivo, lo farei cattivo, perché sai, sai che, Sono identici. Higuaín non Adesso ha diventa il lasciato un cattivo po', il non ha lasciato, non mi ricordo, né a povero. Napoli né a Eh sì, Milano, quindi secondo un po' me è un diva, perfetto va nel ruolo di cattivo. bene, farò il villain. Poi avevamo pensato anche a Sarri, ovviamente Savastano Sarri, Certo, questo insomma Fortunato lì, Cellino mi sì. sembra giusto. Dopodiché, siccome possiamo fargli fare solo un cameo perché abbiamo poco budget, avevamo pensato a Chuck Norris nel ruolo di Andrea Pirlo e Stallone in quello di Milito. Veramente, ma come somigliano, Ah, incredibile. uguale. A questo punto, quando cominciamo le Pazzesco. riprese? È prestissimo, Perfetto. prestissimo, Guarda, è prestissimo, tempo che va Matteo bene. ora ci muove i soldi, Anche un un attimo attimo. che c'è un attimo di tempo libero, Sì, magari. c'è uno slot appena c'è, lo dedico a voi. Perfetto, va bene. Allora, intanto, grazie di essere stati i Grazie a nostri voi. ospiti. Grazie a voi. E rimani sarrista oppure preferisci Ancelotti? Da che Bah, punto di sono lato la diversi, pensi? sono due allenatori diversi, Eh sono no, due devi prendere allenatori una diversi, scelta. però Lanciano, dici su. diversi, Ancelotti Lanciano. credo ha portato una mentalità più internazionale, se vogliamo, con la sua esperienza di tanti trofei, penso ha portato una Beh, consapevolezza diversa dei giocatori, secondo me. bene, diplomatico ma il giusto. Alessandro, abbiamo capito che tu sei simpatizzante. No, Allora, io lo dai, dico, sono stato smentisci, dai, di la verità. allora, Ti non, do la gua non possibilità di. guardo il calcio, ma sono stato tifoso della Juventus fino a 14 anni perché ero innamorato di Alessandro Del Piero. Lo sono ancora. Alessandro, se mi senti, Vedi ti perché con il amo. Romolo e Ecco qua. Remo? E Eccolo qua. adesso va su una ruota in bicicletta, Adesso giusto? Fai impegno le pinne in col Mourinho, sì. bicicletta, perfetto. Matteo, simpatizzante della Lazio, Io sono della invece. Lazio, No, però ogni assolutamente. tanto te perdi qualche partita, di verità. Sì, Una cosa e sono l'altra. tifoso, come dire, Un po', ok, incostante. stagionale, diciamo, occasionale, occasionale, diciamo. Ricordiamo l'appuntamento nei cinema italiani, il primo re dal 31 gennaio. Esatto. Grazie mille di essere stati i Grazie, nostri grazie a ospiti. voi. In bocca al lupo e qualcosa mi dice che ci rivedremo presto, soprattutto per quel film Va che avevamo bene, proposto. Okay? certo. Un saluto alla prossima, Grazie. Ciao, grazie. ciao. Ciao.